Siamo al centro diurno Sant'Andrea e con noi c'è Pino Lobello. Oggi viene costituita un'associazione che si chiama Termini Sì e che potrebbe diventare per le prossime elezioni del 2014 anche una lista civica. Dicevo, Pino Lobello potrebbe anche decidere di candidarsi a sindaco. Qual è lo scopo di questa associazione? Beh, di fronte alla casa che brucia, noi vorremmo essere utili, vorremmo essere parte attiva in questa città per provare a dare un contributo, perché questa società e questa cittadinanza, questa città che ha una grande storia, possa uscire da uno stato di crisi in cui si è venuta a trovare. L'associazione quindi parte con lo scopo di analizzare dal punto di vista socio-economico le condizioni della città e dei cittadini e delle imprese, per poi provare a rilanciare la nostra economia utilizzando gli attrattori che ci sono. Noi diciamo, siamo una grande città, ma soprattutto una città con una grande storia che parte dai Mera, passa dai Romani, dalla città medievale, ha grandi attrattori turistici e quindi dal sito archeologico di Mera al museo, alla città romana, all'acquedotto romano. Quali sono le priorità, diciamo, secondo te, e quindi che andrebbero affrontate prima di tutto? Beh, innanzitutto c'è da affrontare la questione della macchina amministrativa, perché vorremmo un comune più efficiente, vorremmo che ogni lavoratore del comune fosse impegnato e motivato a dare i servizi e darli con tempestività, e poi vorremmo che ci fosse un ragionamento subito sul bilancio, il bilancio che hanno approvato, ma che però non è passato ad esempio dal vaglio dei cittadini e delle imprese, e dire che gli azionisti del comune siamo i cittadini, quindi mi piacerebbe anche costruire il bilancio partecipato. La questione Fiat? La questione Fiat è il dramma perché noi abbiamo goduto di un monte salari per tanti anni, però questo monte salari non è stato sufficiente a creare impresa locale. Vorremmo rilanciare l'impresa locale, innanzitutto l'artigianato, ma anche nel settore del turismo, nell'agricoltura e anche così per quanto riguarda il commercio. A Quindi cosa proposito, potrebbe rilanciare la nostra area industriale, secondo sì, te? a proposito della Fiat, è chiaro che noi pensiamo anche a ridisegnare la vocazione socio-economica di Termini. Pensiamo probabilmente a una riduzione della vocazione industriale, soprattutto se non c'è richiesta. Quindi se c'è richiesta accontentiamo tutte le richieste di insediamento industriale, ovviamente per uno sviluppo sostenibile. Per il resto pensiamo di utilizzare le aree con tutte le vocazioni che dicevo prima, che possono essere anche turistiche, possono essere artigianali, possono essere commerciali, così come anche legate all'agricoltura. Noi vorremmo valorizzare tutti gli attrattori, tra questi attrattori c'è anche l'oasi del San Calogero, che è un territorio di particolare valore sia geologico, sia morfologico, sia paesaggistico che botanico, e dire che noi tutto questo non l'abbiamo mai tenuto in considerazione e non l'abbiamo mai rispettato. Quindi tutto questo potrebbe davvero creare sviluppo, posti di lavoro? Ma questa è proprio la ragione, diciamo, per cui noi nasciamo, perché riteniamo che avremmo potuto utilizzare tutto questo. Pensate alle terme, ci sono città termali che solo con le acque termali sono riuscite a creare un impero economico e quindi anche a dare sviluppo alla città e anche tanto tanto lavoro. Noi abbiamo almeno 5-6 grandi attrattori, ma non ne abbiamo saputo valorizzare uno solo e quindi manca una cultura di governo in chi ci ha governati. Poi riteniamo che anche i rappresentanti delle nostre istituzioni sono rappresentanti che non hanno saputo interpretare né la domanda né le potenzialità del nostro territorio. Noi siamo infine una città che ospita tanti, tanti enti pubblici, dal tribunale alle scuole superiori, all'ospedale, al distretto sanitario, all'INPS, all'INAIL, e quindi tutti questi enti pubblici potrebbero svolgere e attraggono persone, ma noi non le sappiamo accogliere. Questa è una città che non sa accogliere, e dire che noi vorremmo che non solo sapesse accogliere turisti, innanzitutto abbiamo un obiettivo, rendere questa città accogliente e portare 100-200 mila turisti nell'arco di 2-3 anni, e questo si può fare tenendo la città pulita, avendo una città accogliente e promuovendo tutto il nostro patrimonio monumentale, storico e ambientale. Cosa è mancato fino ad oggi?
Ma è mancata proprio la programmazione, la capacità della politica di vedere e valorizzare ciò che abbiamo. L'Europa ci ha insegnato una cosa importante, cioè quella come valorizzare le nostre risorse, e le nostre risorse territoriali, ambientali, per farli diventare attrattori. Voi pensate che la vicina Cefalù, che è tanto turistica, ma voglio dire, ha solo un nuovo importantissimo, il centro medievale, e poi un tratto di spiaggia. Noi abbiamo molto, molto di più di Cefalù, eppure evidentemente le nostre amministrazioni che si sono succedute non hanno saputo valorizzarle. Allora sta a noi provare, partendo dal basso, partendo dall'ascolto. Noi intendiamo costituire una serie di incontri tematici, parleremo con gli artigiani, con i commercianti, con i contadini. Quindi questo è il primo di una serie di altri incontri? Sì, questo è il primo e parte, come dire, per la Costituzione. Poi faremo incontri tematici, ascolteremo tutte le parti sociali, quindi tutte le organizzazioni e anche direttamente gli artigiani, direttamente i commercianti, chiederemo loro, metteremo a confronto le nostre idee con le loro e speriamo di costruire un programma, un progetto che ci aiuti. Vogliamo rilanciare anche i quartieri in questa città debbono diventare soggetti attivi, ad esempio mi viene l'idea, a proposito dei quartieri, perché non fare in modo che si lanci la proposta del quartiere pulito, proprio un concorso in cui poi chi tiene il quartiere più pulito, chi vince questo concorso non si fa pagare la tassa sulla spazzatura. È un incentivo, ma è al tempo stesso un obiettivo che ci prefiggiamo. Senza l'accoglienza, senza la città pulita, noi non saremmo mai, come dire, sufficientemente apprezzati da fuori. E in voi tanti progetti, tante idee, possiamo collocare questa eventuale lista a destra, a sinistra, in centro? Noi, ognuno di noi ha una storia e la lista, come dire, è una lista fatta di grandi sensibilità e di rappresentanze sociali. Non ci piacciono le persone che si improvvisano politici o si improvvisano candidate al Consiglio Comunale o ad assessore. Noi vorremmo valorizzare tutte le persone che per vocazione, per scelta, nel tempo hanno fatto o i responsabili sindacali o i responsabili di associazioni culturali, ricreative, associazioni sportive o di patronati o di associazioni di categoria. Cioè, gente con esperienza. Gente con esperienza che abbia una storia come ha la nostra città, una grande storia, e soprattutto gente che ha la voglia, l'onestà di rappresentare i cittadini e governare la città, il territorio e tutte le istituzioni con l'obiettivo di fare un bene comune. Noi detestiamo coloro i quali scelgono di fare politica per se stessi. Allora chi si improvvisa non ci convince, chi invece è stato nella società impegnato riteniamo che la garanzia, perché quella è la sua vocazione, la sua scelta di vita, fare quindi la politica. Quindi ha già dato dimostrazione di essere interessato, di essere attivo socialmente. Allora vi auguro buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie a tutti i cittadini che invitiamo alle prossime iniziative a partecipare, perché questa è un'associazione aperta, non ha una connotazione di destra o di sinistra, noi però siamo sicuramente e vogliamo solo persone per bene senza precedenti penali con noi, vogliamo persone attente alla cosa pubblica, che hanno il senso dello Stato e delle istituzioni, abbiamo una nostra, ognuno di noi ha una nostra storia, io una storia di centrosinistra, però se ci sono persone per bene che provengono anche da altre esperienze, per noi, purché l'obiettivo comune è quello di rappresentare i cittadini e dargli una speranza e dargli un futuro sicuro. Grazie.